stazionare lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Buonasera e benvenuti alle Buone Cure, trasmissione realizzata in collaborazione con l'ASL di Piacenza. Vi presento subito i miei ospiti, che sono il professor Fabio Fornari, direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia dell'Ospedale di Piacenza. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E il dottor Giovanni Aragona, dirigente specialista dell'unità operativa complessa di gastroenterologia e diabetologia, sempre appunto dell'Ospedale di Piacenza. Salve a tutti. Ecco, oggi parliamo di calcolosi biliare, che è una patologia molto frequente che in alcuni casi può anche dar luogo a complicanze gravi che richiedono interventi urgenti. Chiediamo subito al professor Fornari se ci può approfondire gli aspetti epidemiologici e i principali fattori di rischio. Sì, i calcoli biliari effettivamente sono una patologia molto diffusa nella popolazione occidentale, come vedremo, e che talora può essere causa di sintomatologia impegnativa per i pazienti, in qualche raro caso, per fortuna, anche necessitano di interventi urgenti. In inglese la calcolosi della colecisti, detta colelitiasi, cioè la formazione di calcoli nella vescichetta della bile, è nota come la malattia delle 4F, female, cioè è una malattia che interessa soprattutto il sesso femminile, fat, perché è correlata alla presenza di sovrappeso, gli obesi sono a maggior rischio di sviluppare calcolosi colecistica. Ci sono tra l'altro dei dati interessanti, molto nuovi, che la correlano anche alla cosiddetta sindrome metabolica, di cui poi parleremo, fertility, perché è correlata al numero di gravidanze nelle donne. La insorgenza di calcolosi della colecisti aumenta significativamente dopo la seconda gravidanza. Forti, perché è una patologia collegata all'età e anche qui, oltre ad avere una maggiore frequenza di nuovo nel sesso femminile, la frequenza nei maschi e nelle femmine aumenta dopo i 40 anni. E in effetti, come dicevo, è una patologia molto frequente. Una persona su 10 della popolazione generale, in Italia, in Europa, nel Nord America, è portatrice di calcoli. Di solito si dice che le persone sono dei portatori asintomatici. Spesso, nel 90% dei casi, il riscontro è puramente occasionale quando noi facciamo, per esempio, un'ecografia per altri motivi o per banali disturbi digestivi, facciamo un'ecografia e scopriamo di avere i calcoli. Nella stragrande maggioranza queste persone rimarranno asintomatiche, cioè non avranno il sintomo, e poi ne parleremo dopo, il sintomo caratteristico che è la colica biliare, non avranno questo sintomo per tutta la vita. Solo nel 3-5% dei casi potremmo andare incontro a delle vere e proprie coliche biliari e in meno dell'1% a delle complicanze. La prevalenza cambia nelle varie popolazioni. Per esempio ci sono dei fattori genetici che fanno sì che alcune popolazioni del Sud America, pensiamo in Cile, abbiano una prevalenza molto alta, ma anche fattori ambientali e ovviamente fattori alimentari, questo è facile da comprendere, sono dei fattori di rischio. Ci sono degli studi recenti e in questa diapositiva si dimostra un recentissimo studio condotto in Danimarca in cui si è valutato, oltre alla prevalenza dei calcoli nella colecisti, cioè il rilievo di quanti calcoli ci sono, quante persone ci sono con calcoli in un dato momento nella popolazione, anche l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi anno.
Ebbene, questo studio danese, pubblicato molto recentemente, ha seguito un gruppo importante di pazienti, oltre 4.000, per 12 anni, con l'ecografia, monitorandoli con l'ecografia. Si è visto che complessivamente, in tutta la popolazione, in 12 anni il 7% sviluppava calcoli e la probabilità di sviluppare questi calcoli era sempre maggiore, come abbiamo detto, nel sesso femminile e aumentava anche come incidenza, quindi come numero di nuovi casi anno di calcoli in persone che in precedenza non li avevano, aumentava con l'età, oltre i 50 e 60 anni. Come dicevo prima, lo vediamo anche nella diapositiva successiva, c'è un dato nuovo. Non è solo che i calcoli sono correlati alla obesità, al sovrappeso, ma anche alla cosiddetta sindrome metabolica, che oggi è una delle condizioni di maggior rischio nei paesi occidentali. La sindrome metabolica compendia in sé diabete, pressione elevata, obesità, sovrappeso e dislipidemia, cioè valori elevati di colesterolo e di trigliceridi. Ebbene, qui si vede che quando maschi e femmine hanno uno più componenti di questa sindrome metabolica, progressivamente aumentano la probabilità di sviluppare calcoli. Ma non solo. Quando maschi e femmine hanno entrambi la sindrome metabolica, il rischio di sviluppare calcoli non ha più differenze fra il sesso maschile e il sesso femminile, ma maschi e femmine si sovrappongono in questo rischio. Ecco, dottora Aragona, quali sono le condizioni cliniche che favoriscono l'insorgenza dei calcoli? Ce ne sono molte, li vedete anche elencati in questa diapositiva. In realtà bisogna capire anche che questi vari fattori hanno un peso diverso a seconda del soggetto. È chiaro che se lo stesso soggetto ha più di questi fattori il suo rischio aumenta nel complesso. In parte sono stati già elencati dal direttor Fornali, li vedete. Per esempio in alto vedete anche scritto l'età, il sesso femminile, che è uno dei fattori favorenti l'insorgenza di calcoli della colicisti. E ovviamente anche l'obesità, non dimentichiamo però anche il sovrappeso. Magari ci sono poche persone obese, ma molte di più sovrappeso, quello è anche un fattore di rischio. Meno evidente l'obesità, ma è anche un fattore di rischio. Importante al terzo posto potete osservare invece il calo ponderale. Calo ponderale che però deve essere rapido. Ecco, per esempio, quelle diete squilibrate, per cui uno si mette a digiuno per parecchi giorni o quasi a digiuno per parecchie settimane, ecco, deve sapere che la colicisti messa così drasticamente a riposo, ferma, immobile, senza la capacità di svuotarsi periodicamente durante i pasti, favorisce la sedimentazione della bile. La bile è molto densa all'interno della colicisti. Questo favorisce la sedimentazione, il deposito di fango biliare. Poi il fango biliare si solidifica, forma i primi cristalli che poi da qui nasceranno i primi calcoli. Ecco perché un calo ponderale rapido è poco consigliato alle persone, perché una volta formati i calcoli è difficile, è molto difficile mandarli via, anche con dei farmaci che abbiamo tutt'oggi. Altra cosa simulata ovviamente del calo ponderale è la nutrizione parentelare totale. Ci sono persone che purtroppo per varie malattie non possono mangiare, non possono alimentarsi, stanno magari anche a letto sedentari e quindi la nutrizione parentelare totale può favorire l'insorgenza per lo stesso meccanismo patogenetico di calcoli dentro la colecisti. Altro fattore importante di cui accennava anche il dottor Fornari è la gravidanza. Ecco, le donne in gravidanza sono molto, molto a rischio di calcoli della colicisti. Ovviamente se capita una persona non in gravidanza è un problema, ma se capita ad una futura mamma è un problema ancora più grosso. Ecco perché se si formano dei calcoli in una donna incinta, è un problema solo se ovviamente diventa sintomatica, perché lì bisogna prendere una decisione importante, perché se le coliche sono subentranti, cioè una via l'altra, settimana in settimana, come fa una donna ad arrivare a partorire un figlio? Quindi bisogna prendere una decisione e di solito le decisioni i chirurghi la devono prendere entro il primo trimestre di gravidanza per operare quella persona quando il feto è ovviamente piccolo, perché se poi si fa l'errore di aspettare molto
ovviamente quando la pancia ormai è ingombrata dal feto è più difficile intervenire per chi ha delle coliche subentranti e non riesce a portare a termine una gravidanza. Altro fattore di rischio ovviamente è il diabete, che compare in molte altre patologie, e la predisposizione genetica, ci sono ovviamente determinate etnie più a rischio, e una malattia dell'ilio terminale che molti conoscono essere il morbo di Crohn. Per vari motivi che non mi dilungo ad elencare, il morbo di Crohn è più soggetto ai calcoli della colicisti, perché proprio in quel tratto in cui si manifesta la malattia, in quel tratto dell'intestino, viene riassorbito la maggior parte dei sali biliari, che vengono ovviamente dismessi dalla colicisti insieme alla bile. Noi non è che li perdiamo tutti durante l'evacuazione, ma ne riassorbiamo il 90%. Quando è malato proprio quel tratto terminale, ovviamente malassorbiamo i sali biliari, e questo favorisce ovviamente l'insorgenza di calcoli dentro la colicisti. Poi ci sono determinati farmaci, per esempio le donne devono sapere che si assumono contraccettivi orali per molto tempo, sono più a rischio di sviluppare calcoli della colicisti, alcuni antibiotici poco noti, e soprattutto il clofibrato, che è utilizzato moltissimo per abbassare i livelli di trigliceridi, quello sì che è un farmaco che viene usato per lungo tempo, quindi favorisce l'insorgenza di calcoli. Professor Fornari, quali sono le principali tipologie e composizioni dei calcoli biliari? I calcoli biliari hanno appunto composizioni diverse. Relativamente frequente è la presenza di calcoli di colesterolo puri, cioè costituiti solo da colesterolo, e ne vediamo qui le caratteristiche. Possiamo avere poi dei calcoli invece pigmentari. I calcoli pigmentari sono quelli un pochettino più rari che ritroviamo per esempio nelle persone che hanno delle sindrome emolitiche, cioè che vanno incontro ad un'abnorme distruzione di globuli rossi per vari motivi. Ma la tipologia di calcoli più frequente è quella di calcoli misti, cioè calcoli che hanno un po' tutte queste costituenti e che spesso hanno un guscio calcifico. Quindi questi calcoli si vedono anche alla radiografia diretta dell'addome per la presenza di una calcificazione nella sede della colecisti. Ecco, dottor Aragona, a questo punto le chiederei di analizzare i principali aspetti clinici, quindi quali sono i sintomi e le complicanze più frequenti. Sì, è vero, ricordando che, ripeto, la stragrande maggioranza delle persone non deve spaventarsi, chi ci ascolta a casa deve sapere che se ha i calcoli non deve essere operata domani stesso o nei prossimi mesi, perché la stragrande maggioranza delle persone farà tutta la vita senza accorgersi. Solo una piccola percentuale ovviamente può sviluppare i sintomi, quindi il quadro clinico, o le complicanze, che sono ovviamente più temibili. I sintomi ovviamente dipendono da dove si sono formati i calcoli all'interno dell'albero biliare. Certo, nella stragrande maggioranza delle persone si formano dentro la colecisti e avremo determinati sintomi. E la regina dei sintomi ovviamente è la colica, quindi la colica biliare, il dolore. Ovviamente se questi calcoli invece riescono a migrare dentro il coledoco, che è il tubicino che collega il fegato e anche la colecisti all'intestino e in particolar modo al duodeno, il problema è un po' più grande, perché i sintomi saranno maggiori. Dentro questo tubicino, infatti, oltre che alle coliche, si possono verificare determinate complicanze. Sicuramente, come vedrete anche nella prossima diapositiva, noi dobbiamo stare attenti e conoscere bene qual è il significato del dolore biliare. Molte persone non lo riconoscono perché, primo, non sanno di avere i calcoli nella colecisti, se non hanno fatto di recente un'ecografia. Secondo, sanno di avere i calcoli dentro la colecisti che sono posizionati dove c'è il fegato, quindi nella parte alta a destra, che noi chiamiamo ipocondrio destro. Ma la colica biliare nella stragrande maggioranza delle persone si verifica con un forte dolore duraturo, oppressivo, nel centro, proprio a livello epigastrico, dove noi di solito mostriamo avere lo stomaco. Ecco, è accompagnato spesso da nausea, da vomito, e dura parecchie ore, non va via con i farmaci che si usano a casa, diciamo, per mandar via un mal di pancia. E ovviamente questi calcoli possono dare, oltre a questi dolori, possono portarci anche determinate complicanze. Le complicanze maggiori, ripeto, dipende da dove sono questi calcoli. Se i calcoli sono dentro la colecisti, noi possiamo avere ovviamente una colecistite, un empiema della colecisti, che non è altro che la dilatazione enorme dell'organo,
insieme all'infezione. Possiamo avere invece solo la semplice idrope della colecistite, che è la dilatazione, per fortuna senza l'infezione, oppure possiamo avere dei sintomi e delle complicazioni se i calcoli sono migrati dalla colecistite nel coledoco. Ecco, quando migrano nel coledoco la situazione è un po' più seria, ripeto. Le coliche sono frequenti, il paziente può diventare itterico, può diventare giallo, e poi possono seguire delle complicanze, la più temibile è sicuramente la colangite e la pancreatite acuta. La colangite non è altro che la presenza di dolore ittero, il paziente diventa giallo con le sclere gialle, e febbre. E la pancreatite invece è un'infiammazione di un organo così importante che può mettere a rischio anche la vita del paziente, quindi bisogna conoscere queste circostanze. Ecco, veniamo ora invece, professor Fornari, all'ecografia. Noi sappiamo che è lo strumento diagnostico di primo approccio e che però consente anche di seguire la storia naturale della patologia. È utile anche nel riconoscere le complicanze precocemente? Certo, l'avvento dell'ecografia ci ha cambiato completamente la storia naturale di questa patologia, ci ha fatto conoscere quanto è frequente e ha fatto conoscere a tanti pazienti di essere portatori dei calcoli, poiché, come abbiamo detto, nella stragrande maggioranza dei casi questi calcoli non danno sintomi particolari. Nel filmato apriamo una piccola parentesi, vediamo la colecistite, vediamo la bile che va nell'intestino attraverso il dotto cistico. La diramazione in rosso è invece l'arteria epatica e qui vediamo appunto i calcoli che si depositano, si formano proprio per questo deposito di fango inizialmente, di bile spessa all'interno della colecistite e che via via poi possono migrare anche nel condotto della bile nel coledoco. Ora, l'ecografia è molto efficace. Vedete qui in questa diapositiva, si vede molto bene un grosso calcolo nella parte sinistra della diapositiva, un grosso calcolo, questa immagine bianca, che ha il cosiddetto cono d'ombra posteriore, c'è una colecistite molto distesa e si vede il calcolo. Sulla parte di destra, invece, si vede più che altro un ispessimento della parete colecistica, già ad indicare un'infiammazione della parete, quindi una colecistite. Ancora vediamo come l'ecografia ci può anche qui dimostrare molto bene la parete della colecisti molto ispessita, di nuovo il calcolo, e vedete nella parte sinistra questo calcolo con la formazione di questo livello solido liquido all'interno della colecisti, che è il fango biliare, che è tipico della colecisti infiammata, delle colecistiti, ma che può essere anche a volte, lo ritroviamo per esempio, dicevamo, in gravidanza, come primo momento del deposito di questa bile spessa su cui, che è il primum movens per la formazione del calcolo. Ancora, con l'ecografia possiamo esplorare, come vedete, il condotto biliare. Vediamo al di sopra della vena porta, siglata VP, e al di sopra della vena cava, questo condotto che è appunto la via biliare principale, il dotto cistico, e vedete come si vede bene il condotto della bile, quello che abbiamo visto prima nel video, e che passa, che arriva in duodeno passando dietro al pancreas, in mezzo al pancreas. Quindi capite perché quando succede una colangite, una colecistite, poi può anche complicarsi questa con una pancreatite. E vedendo così bene, vedete come è messa la sonda nell'addome, è proprio lungo il percorso fatto dalla via biliare, dal fegato verso il duodeno. E vedete ancora come si dimostra bene la presenza di questi calcoli all'interno, sempre guardando con la sonda ecografica, in questa scansione obliqua, dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra, proprio lungo il decorso del coledoco, si vedono bene nella parte terminale del coledoco queste grosse concrezioni che sono appunto i calcoli che sono migrati nel coledoco. Qui è una situazione che si manifesta invece clinicamente, che come diceva prima il dottor Aragona può dare, oltre al dolore importante, anche febbre e anche ittero, e quindi necessita di un intervento urgente. A volte l'ecografia ti dimostra solo il condotto, lo vediamo in basso a destra, il condotto della bile dilatato, perché non è possibile vedere con l'ecografia l'ultimissimo tratto del coledoco, dove invece, e poi lo vedremo dopo parlando di
dimostrazione endoscopica dei calcoli di endoscopia operativa delle vie biliari, c'è un piccolo calcolino indicato dalle freccine che non si dimostra con l'ecografia, però l'ecografia ti mette sull'avviso perché ti dimostra il segno indiretto, cioè il fatto che la bile non si scarichi bene per presenza di un piccolo calcolo che determina tutta una dilatazione a monte e si vede molto bene la via biliare dilatata. Ancora, dobbiamo però sottolineare come l'ecografia per la diagnosi di calcolosi della colecisti ti dà una affidabilità diagnostica che supera il 90%. È più problematica, abbiamo visto un caso, per la diagnosi di calcolosi del coledoco. In questi casi la sensibilità è molto diversa, ma dipende dall'operatore, dalla professionalità dell'operatore e dall'impegno che ci mette a studiare questo paziente, dal fatto se il calcolo è piccolo, come abbiamo visto e possiamo non vederlo, se il calcolo è nella sede distale della via biliare e in questo caso è migrato fino in fondo e noi vediamo lì l'area dell'intestino e non possiamo individuarlo, se la via biliare non è molto dilatata, ovviamente in un paziente obeso, come sempre, abbiamo difficoltà a fare un esame ecografico. Però abbiamo in mano uno strumento che non ti espone a radiazioni, che è assolutamente innocuo, indolore, che si può fare anche in gravidanza, che ti dà dei grandi dati diagnostici molto importanti. Ecco, dottor Aragona, però l'ecografia non è l'unico strumento diagnostico. Quali sono gli altri e quali sono le indicazioni? Sì, gli altri sono sostanzialmente altri due. Uno invasivo che si chiama ecoendoscopia, l'altro non invasivo che si fa invece nei reparti di radiologia, che è la risonanza magnetica. Non le chiamiamo colangio risonanza magnetica perché è una risonanza magnetica che mira proprio alla ricostruzione della via biliare, dell'albero biliare in genere. Sono due esami diametralmente opposti, però che vanno a guardare la stessa identica cosa, cioè dobbiamo andare a guardare bene quello che l'ecografia ancora non ci ha detto. Cioè l'ecografia, come ha detto bene Fornari, ci mostra un albero biliare dilatato, che probabilmente c'ha qualche calcolino in fondo, ma noi dobbiamo sapere se c'è un calcolino oppure c'è magari una fibrosi, un qualcosa di benigno che può ostruire la via biliare. In realtà con l'ecoendoscopia e con la risonanza magnetica riusciamo proprio a esplorare questa parte finale. L'ecoendoscopia però è completamente diversa dalla risonanza magnetica perché è come una gastroscopia, infatti si usa una specie di gastroscopio che nella punta ha un ecografo sostanzialmente miniaturizzato, ci si avvicina dall'interno, quindi dallo stomaco e dal duodeno vicino l'albero biliare terminale e si vede, come potete vedere anche nella diapositiva, si vede benissimo infatti il calcolo all'interno della via biliare. Vedete, quella è un'immagine ottenibile solamente grazie a queste due metodiche, in particolar modo questa è la colangiorisonanza magnetica. In basso a destra vedete proprio la ricostruzione dell'albero biliare, lì in alto vedete le due, la biforcazione dell'albero biliare intrepatico, poi c'è il dotto che viene in giù, tutto bianco, lo vedete, e in fondo, se fate caso, finisce con un riempimento scuro. Ecco, quello è un calcolo che è impattato poco prima della fine della via biliare principale, dove c'è quella zona che noi chiamiamo papilla, che è la parte finale, diciamo, della via biliare. Sempre nell'immagine a destra, ecco, vedete, sempre lì, vedete la colecisti, che è quell'immagine biancastra rotondeggiante con all'interno un calcolo. Ecco, nella stessa immagine la colangiorisonanza magnetica ci può mostrare bene cosa accade all'interno dell'albero biliare. Stessa cosa fa l'ecoendoscopia, che però facciamo noi gastroenterologi, lo facciamo nel nostro reparto da tantissimi anni, c'è una lunga tradizione a Piacenza, tra le primissime a partire con l'ecoendoscopia sia radiale che adesso con l'ultima generazione dei lineari, che sono degli strumenti che permettono anche un'interventistica sulle vie biliari, che è arrivato da poco, e ci permettono di ottenere delle immagini incredibili. Ecco, come in questa diapositiva potete notare come si vede bene il calcolo all'interno della via biliare, a sinistra, in alto a sinistra, quello tra i due asterischi è un grosso calcolo della via biliare che poi dobbiamo ovviamente in qualche modo, spiegheremo dopo come fare a rimuovere, perché sennò il paziente continua ad avere delle coliche, continua ad essere itterico, può avere la febbre, può avere i globuli bianchi molto alti, e in basso a destra un'altra immagine sempre del trasduttore, il trasduttore della sonda è quella pallina scura nel centro dell'immagine, con il calcolo a ore 6
che rilascia anche un cono d'ombra posteriore. Il cono d'ombra non è altro che quella striscia scura esterna che è una firma della presenza del calcolo. L'operatore sa che c'è un calcolo proprio perché vede il cono d'ombra posteriore, che non è altro che l'immagine che non può attraversare gli ultrasuoni che vengono dalla sonda, non possono attraversare il calcolo perché è calcifico e rilasciano un caratteristico cono d'ombra posteriore. Queste sono delle immagini che ecograficamente è difficile ottenere, cioè con l'ecografia di superficie, con l'ecoendoscopia si riesce. Questa invece è una metodica praticamente abbandonata, l'ho voluta mostrare apposta. Sulla destra vedete, è un'immagine radiologica, LRCP sostanzialmente. È una specie di gastroscopia che riesce a raggiungere con un gastroscopio particolare la via biliare principale e si riesce a vedere i calcoli che sono visualizzati all'interno. Potete vedere la via biliare tutta biancastra con all'interno dei difetti bruni. Quelli sono dei calcoli, ma con questa metodica che una volta si poteva diagnosticare la calcolosi della via biliare, adesso invece è solamente operativa, cioè noi la utilizziamo solamente nella fase di estrazione dei calcoli che vedremo successivamente. Professor Fornari, parliamo a questo punto di chirurgia. Quando bisogna ricorrervi e quali sono le modalità più efficaci utilizzate? Sì, diciamo che l'intervento chirurgico, per quanto riguarda la calcolosi della colecisti, è quello che porta proprio all'asportazione della colecisti e di conseguenza anche dei calcoli. Le indicazioni sono ovviamente tutte le situazioni in cui il paziente avverte per sintomi più o meno accentuati la presenza di questi calcoli, quindi dalla colica biliare alla vera e propria colecisti acuta, in qualche caso anche una pancreatite acuta dovuta ai calcoli della colecisti, quindi si risolve la pancreatite e poi si tolgono i calcoli. Oggi tutto questo lo si fa, nella stragrande maggioranza dei casi, in video laparoscopia, ossia il chirurgo aggredisce la colecisti in laparoscopia con quello che tutti sanno, i cosiddetti famosi buchettini nella pancia, mettendo delle ottiche all'interno dell'addome. Qui ci sono i vari tempi della videolaparoscopia che vanno dall'isolamento e legatura del cistico, dell'arteria cistica e infine al togliere, al resecare la colecisti e toglierla dal letto colecistico e portarla all'esterno. In conclusione abbiamo anche un video, un'animazione che dimostra bene questo fatto. Ecco, si vede appunto l'ottica laparoscopica che viene inserita nell'addome e il chirurgo opera attraverso questa ottica laparoscopica e va appunto, come dicevo prima, a clampare il cistico, vedete il dotto cistico che va verso il coledoco, e infine estrae la colecisti dall'addome. Questo consente di avere un intervento chirurgico che è sempre in anestesia generale, che è sempre in sala operatoria, ma molto più semplice, che permette già il giorno successivo al paziente di alzarsi dal letto, di andare, ritornare al proprio domicilio in 2 o 3 giorni, di non avere cicatrici, quindi anche dal punto di vista estetico più efficace, che ha dimostrato anche tutto sommato, oggi è ampiamente utilizzato il ricorso, la conversione dalla chirurgia laparoscopica alla chirurgia tradizionale è davvero limitata ad una percentuale molto bassa di casi, 5-10%, ma si è dimostrato molto efficace. E per concludere, quando i calcoli migrano nel condotto biliare, dottor Aragona, si interviene ancora chirurgicamente? No, solo in casi veramente eccezionali. Una volta era molto più frequente questo tipo di intervento, ma è molto molto invasivo, pesante per il paziente, lungo per il chirurgo, ormai il chirurgo ha perso la mano su questo tipo di intervento, è molto difficile. E si capisce bene il perché, osservando questa diapositiva che ci mostra proprio anatomicamente come siamo fatti. C'è il sacchettino della bile con alcuni calcoli all'interno, il sacchettino poi è unito al suo cistico che va a finire all'interno del coledoco, che è il tubicino verdastro, diciamo,
diciamo, lungo, lungo il quale appunto si possono formare o possono cadere dalla colicisti dei calcoli. Ne vedete in basso proprio alla figura uno impattato proprio nella papilla. La papilla è quella parte finale, diciamo, che sta per, tra il, diciamo, il coledoco terminale e il duodeno. Il duodeno sono tutte quelle rughe che vedete lì di color rosa. Ecco. Nella diapositiva successiva, infatti, vedrete a cosa serve sostanzialmente l'RCP. Questa metodica, una metodica un po' particolare, è, ci serve solo quando uno di questi calcoli dalla colicisti si è spostato all'interno del coledoco. Lì il chirurgo, come dicevo, è difficile che ci arrivi. Allora noi ci arriviamo proprio in gastroenterologia grazie a questa metodica, che è una specie di gastroscopia che raggiunge per via retrograda, raggiungendo il duodeno, tagliando la papilla, entriamo con determinati accessori all'interno della via biliare, quindi del coledoco, estraiamo con determinati accessori che poi vediamo appunto i calcoli. In questa diapositiva potete infatti osservare un'immagine statica endoscopica, in basso a sinistra c'è proprio la papilla del Vater è esattamente quella freccia che vedete, rossastra, si riesce ad osservarla bene con degli strumenti che hanno una visione particolare, si chiamano strumenti a visione laterale, ecco noi dobbiamo entrare all'interno di quella papilla, che è l'ingresso, diciamo, della via biliare, quindi del coledoco, e questa è un'immagine infatti sulla sinistra radiologica, vedete che lo strumento è quello che si vede partire dall'altro biancastro, la via biliare invece è quella un po' tortuosa con i calcoli impilati in basso, vedete di colore scuro, quelli sono tanti calcoli che dobbiamo in qualche modo rimuovere. Grazie a questa metodica riusciamo ad introdurre degli strumenti a pulire la via biliare. Questo infatti in questa diapositiva c'è un'immagine della via biliare pulita completamente, in basso vedete quel difetto bianco, non è un calcolo rimasto lì, ma è il pallone che ci è servito a tirar fuori i calcoli, rimuoverli completamente. Alla fine c'è un filmatino che vi ho portato di un recente nostro caso, vedete tutta la via biliare con tutti quei difetti biancastri, vuol dire che la via biliare è piena di calcoli, noi siamo giù, stiamo osservando sostanzialmente la papilla, la stiamo tagliando con un accessorio particolare perché la papilla ovviamente è chiusa, ci deve far entrare all'interno. Una volta che noi accediamo all'interno del fegato, questo è un intervento di vera e propria microchirurgia, mini-invasiva delle vie biliari, stiamo aprendo la nostra papilla con questo accessorio che si chiama papillotomo e con un altro accessorio stiamo sfilando i calcoli che erano impattati all'interno del coledoco che stanno facendo diventare itterico il nostro paziente. Vedete il pallone come si sgonfia, che ci è servito a tirar fuori i calcoli. C'è un altro passaggio, molte persone hanno tantissimi calcoli impilati all'interno del coledoco che possono portare una serie di conseguenze che abbiamo visto nelle immagini precedenti, e questo è il coledoco pulito. Benissimo, a questo punto io vi ringrazio di cuore per le informazioni che ci avete dato oggi. Grazie al professor Fabio Fornari. Grazie a voi. Grazie al dottor Giovanni Aragona. Grazie a voi. E ovviamente un grazie anche a tutti voi telespettatori che siete stati in nostra compagnia. Continuate a seguire le buone cure. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.